Adesso ho calcolato la velocità con cui il pendolo arriva in basso e quindi conosco l'energia cinetica. Ma questa energia cinetica è uguale all'energia potenziale gravitazionale all'inizio, quando il pendolo era fermo ad un'altezza h. Quindi all'inizio l'energia era mgh e alla fine è un mezzo mva alla seconda. La massa del pendolo non è importante perché si semplifica e ricavo l'altezza alla quale si trovava questo pendolo. Con la formula inversa vado a sostituire i valori numerici e trovo 3,27 cm. Ora dall'altezza devo ricavare l'angolo e allora utilizzo la solita relazione che la lunghezza del pendolo è la somma di due segmenti. Il segmento colorato in verde L coseno di alfa più l'altezza H. Da qui con la formula inversa ricavo prima il coseno di alfa che vale 1 meno h su L e poi ricavo alfa con l'arco coseno, cioè il coseno alla meno 1 di 1 meno h su L. Vado a sostituire i valori, l'altezza diviso la lunghezza e ottengo circa 21 gradi. Quindi questo angolo alfa è circa 21 gradi.